Una massa di 5 kg è appesa a due funi, come mostrato in figura. Calcola la tensione delle funi. Per prima cosa scriviamo il diagramma delle forze in gioco. Qui avremo la forza peso, qui avremo la tensione della fune 1 e qui la tensione della fune 2. Vettorialmente queste forze si andranno a equilibrare perché il sistema appunto è statico, è fermo. Quindi il vettore della forza peso più il vettore tensione del filo 1 più il vettore tensione del filo 2 saranno uguali a zero. Consideriamo un sistema di riferimento XY con l'asse Y verticale e l'asse Y orizzontale e scriviamo adesso le componenti di questa prima relazione proiettate sugli assi cartesiani. Per quello che riguarda l'asse X avremo che la forza peso non ha alcuna componente, quindi potremo scrivere 0. La componente del vettore tensione sull'asse delle x, possiamo scriverlo in questo modo, avrà stessa direzione dell'asse x, ma verso opposto all'asse x, mentre quello lungo l'asse x del vettore tensione del filo 2 sarà stessa direzione dell'asse x, quindi potremo scrivere meno T1x più T2x uguale a 0. E l'altra relazione che possiamo scrivere è sulla componente verticale y, sempre di tutti i vettori della prima relazione, quindi la forza peso sarà uguale a meno forza peso, il vettore della tensione del primo filo sarà più T1y e il vettore tensione del secondo filo sarà T2y uguale a 0. A questo punto ci serve ricordare la relazione che c'è fra i cateti di un triangolo rettangolo, perché le componenti della tensione del filo 1 sono state divise in una componente verticale e in una componente orizzontale che danno origine a un triangolo rettangolo. Perciò potremo scrivere, dato che T1x è uguale a T2x uguale per semplicità a tx e meno fp. Lo possiamo scrivere adesso più t1y, lo possiamo scrivere come, essendo un cateto, lo possiamo scrivere come la misura dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto. Quindi potremo scrivere al posto di t1y T1x, che sarebbe uguale a Tx, per la tangente di 30 gradi, più, stesso ragionamento per la tensione sulla corda 2, quindi T2y lo potremo scrivere come l'altro cateto, T2x, che per noi è sempre uguale a Tx, per la tangente dell'angolo opposto. L'angolo è di 60 gradi, quindi tangente di 60 gradi uguale a 0. Quindi T1x uguale T2x uguale Tx e la forza peso la possiamo scrivere come meno
5 kg per 9,8, che è l'accelerazione di gravità, più la componente della tensione del filo lungo l'asse delle x, che moltiplica la tangente di 30 più la tangente di 60 gradi, uguale a 0. La seconda relazione la possiamo scrivere come la componente lungo l'asse delle x della tensione uguale a 5 per 9,8 fratto tangente di 30 più tangente di 60 gradi. Da cui, continuando solo con questa relazione qui, possiamo scrivere che la tensione lungo l'asse delle x è uguale a 49 diviso 0,577 più 1,732 uguale a 21,22 newton. Adesso, per recuperare la tensione sulla filo 1, dobbiamo ricordarci un'altra relazione sempre sui triangoli rettangoli, cioè che l'ipotenusa, quindi in questo caso T1, è uguale al cateto Tx diviso il coseno di 30 gradi, uguale a 21,22 diviso il coseno di 30 gradi uguale a 24,5, che è circa 25 newton. Mentre la tensione sul filo 2 sarà dato dalla componente lungo l'asse delle x T2x. Allora scriviamo T2 sarà uguale a T2x, che abbiamo visto essere uguale a Tx, diviso il coseno di 60 gradi, uguale a 21,22 diviso il coseno di 60 gradi, uguale a 42,4, che è come dire 42 newton.